Oggi siamo a Mattarello. Mattarello è la base di elisoccorso degli elicotteri della provincia di Trento, qua nelle vicinanze della città. E in questa base abbiamo due elicotteri, due AS-365N3, ovvero due Defen, operativi, uno dall'alba a 12 ore dopo l'alba e uno 12 ore prima del tramonto. Due elicotteri che prestano servizio di elisoccorso su tutto il territorio della provincia di Trento e sulle zone confinanti alla provincia di Trento. In certi periodi uno dei due elicotteri prosegue il suo servizio anche in un elisoccorso notturno sulle piazzole delicate e provviste di illuminazione per l'elisoccorso notturno. Adesso siamo appena rientrati da un intervento nella zona del gruppo di Brenta, sopra Madonna di Campiglio, nelle vicinanze delle pareti di Corna Rossa. Io prenderei spunto da questo soccorso che abbiamo appena terminato per dare qualche indicazione su come bisogna allertare l'elisoccorso con una chiamata adeguata, ovvero in Italia tutte le chiamate sanitarie e anche di soccorso alpino avvengono tramite la chiamata alla centrale unica 118. Una volta chiamato il 118, l'operatore di centrale intervista il chiamante ed è opportuno dargli delle nozioni precise, poco ma il giusto, ovvero adesso ci avevano dato un'indicazione totalmente sbagliata, cioè un rifugio che distava circa 4 km in linea d'aria rispetto al luogo dell'incidente. E questo chiaramente è una perdita di tempo. Perdita di tempo è uguale a un soccorso fatto meno bene a livello di qualità e portare un'equipe medica dopo sul paziente, che a volte può fare la differenza. Di conseguenza, quando si chiama si danno le proprie generalità, si dice il luogo, ovvero il gruppo montuoso piuttosto che il paese, il versante della montagna, perché le montagne sono grandi, la quota, molto importante anche per un avvicinamento rapido o per problemi meteo, eventuali condizioni meteo, a volte c'è un vento molto forte, la visibilità magari non ci permette di arrivare con l'elisoccorso, eventuali ostacoli presenti nelle vicinanze, può essere dei cavi, possono essere i cavi della teleferica dei rifugi, piuttosto che altri ostacoli poco evidenti ma molto pericolosi per l'aeromobile. E se serve entrare un po' più nei dettagli, si può dare anche qualche riferimento come il numero del sentiero piuttosto che il nome o la posizione se si è dotati di GPS.